Prima e dopo le stragi, le evoluzioni di Cosa Nostra alla luce di quanto è successo 30 anni addietro. L'analisi dello storico siciliano Rosario Mangiameli, ordinario di storia contemporanea all'Università di Catania, uno dei maggiori esperti dal punto di vista storico del fenomeno mafioso in Sicilia. Professore Mangiameli, com'è cambiata la mafia da dopo le stragi a oggi? Buonasera, intanto è cambiata già prima delle stragi perché il maxiprocesso aveva dato un colpo molto forte. E quella delle stragi è stato un tentativo di rialzare la testa che ha avuto aspetti tragici, come sappiamo, ha avuto anche risvolti politici che non sono chiarissimi, ma immagino che ci siano. E poi però ha mostrato la sua debolezza, nel senso che dopo Riina, diciamo, ha visto come si ridimensionava quella vicenda di estrema violenza in un tentativo di nascondersi tra le pieghe politiche. Ora il pericolo è quello, che esiste tuttora, ma sicuramente molto meno forte di quanto non fosse prima. La vicenda di Falcone e Borsellino non è stata inutile, è stato un sacrificio che avremmo voluto non ci fosse, ma comunque è stato un elemento di questo scontro tremendo, però credo che poi abbiano avuto ragione loro, cioè l'avere costruito quel processo ha eliminato molta della mafia, del potere della mafia così com'era. Se noi guardiamo sul piano comparativo, diciamo, le mafie italiane, 'ndrangheta, Camorra, eccetera, la mafia siciliana sembra la più debole di tutte queste. E questo sicuramente ha a che fare con questo lungo e tormentato processo.